Allora, Giovanni Palmieri alla sua prima mostra di pittura, come nasce l'idea di Coppie Imperfette? Allora, l'idea nasce in realtà, come sempre, per tutte le cose artistiche che vengono sviluppate dal nostro contenitore artistico, da un'idea di collaborazione. Da questa idea di collaborazione è nata l'idea di creare due tele che si perfezionino l'una con l'altra e che si completino l'una con l'altra, come nella vita artistica ogni forma d'arte si completa con un'altra forma d'arte. Quindi in realtà ogni opera è stata studiata perché siano due soggetti. Hai mai pensato che poi in seguito potessi unire altri quadrati per ampliare l'opera in un percorso diverso? Potenzialmente sì, nel senso che, ripetendo che l'idea di base della nostra vita artistica è la collaborazione, più sono le forme d'arte che collaborano tra di loro e più il risultato è grande. Di conseguenza, paradossalmente, queste coppie imperfette potrebbero diventare una moltitudine di opere che si completano tra di loro. Perché coppie imperfette? Imperfezioni che si uniscono e creano perfezione, o imperfezioni che si uniscono ed è imperfezione al quadrato? E sono due imperfezioni che restano tali e che si completano rimanendo imperfette, ma avendo un'armonia che le rende agli occhi degli altri complete. Guardandole, alcune mi richiamano, io sono campana, mi richiamano le maioliche di Vietri. C'è un che di maiolica nella tua opera? Assolutamente sì, nel senso che la mia formazione, comunque la mia esperienza, il mio bagaglio artistico, essendo campano, nasce anche da questo, quindi assolutamente sì, sono molto affascinato e anche contaminato da quelle che possono essere le maioliche, la ceramica e tutto quello che è l'arte decorativa in questo senso. Tu vieni dalla grafica, qual è il tuo rapporto con il colore? Inizialmente conflittuale, perché io da grafico ed illustratore ho sempre prediletto il bianco e nero. È stata una scoperta, quindi un tentativo dopo l'altro, un timido approccio iniziale e poi ovviamente una passione, nel senso che l'utilizzo del colore è stata una scoperta. Una volta poi scoperto non l'ho abbandonato più, quindi è diventato il mio nuovo tratto distintivo, quindi l'utilizzo del colore è tanto colore. Grafica, fumetto, disegno, pittura, il passo successivo? Il passo successivo, vedremo, sicuramente abiti. Sicuramente, perché no, maioliche, cioè, non do limiti a quello che è la possibilità. Al momento mi sono divertito, mi è piaciuto il lavoro sulla tela e penso che comunque al momento continuerò così, su questa strada. Non tolgo che se ci dovessero essere delle possibilità, come c'è stato nel body paint, come ovviamente è stato possibile, delle piccole varianti sul tema, assolutamente sono contento, perché è una cosa che comunque mi incuriosisce tanto. Quindi c'è anche l'ipotesi, ad esempio natura marina richiama molto un batik, c'è anche l'ipotesi di acrilico su tessuto? Sì, assolutamente. Ho una carissima amica che ha appena visto i quadri e ha detto sarebbero perfetti per una stoffa. Quindi assolutamente potrei pensare anche di fare questo. La mostra è stata preceduta da una bellissima performance. Io a questo punto chiamerei anche le persone che si sono esibite nella performance. Non vedo Andrea, che fine ha fatto? È il momento del tratto di colore. Allora, la prima della mostra, l'inaugurazione della mostra, è stata preceduta dal racconto di una favola bellissima, il tratto di colore. Come nasce questa favola? Questa favola nasce proprio
prendendo ispirazione dalle tele di Giovanni e dall'idea di coppie imperfette. Il tratto di colore vuole proprio parlare della possibilità di tratti di colore di unirsi per creare qualcosa di equilibrato. Quindi è una favola che si rivolge proprio anche alla quotidianità. È un piccolo sogno, la possibilità che ci si possa unire per creare qualcosa di bello anche quando forse si viene giudicati imperfetti. Ma l'imperfezione che cos'è? C'è un completarsi quindi tra il verde e l'azzurro, che è a Romina. Come avete studiato anche i movimenti, il dialogo? Allora, sono partito da una stesura di questa favola. Mi sono sempre però confrontato con tutto il gruppo che ha lavorato e ovviamente anche con l'attrice, anche però fondamentalmente con la coreografa che ci tengo a citare, Barbara Autiero, che ha lavorato proprio con cui ho lavorato a stretto contatto, proprio riferendo puntualmente quelle che erano le mie idee e quindi come in effetti si poteva sviluppare un discorso anche a livello di movimento. In effetti poi il movimento che Barbara ha studiato per voi richiamava delle pennellate di colore. Bravissima. L'idea era proprio questa, era riprodurre il movimento della mano di Giovanni su queste tele anche sui nostri corpi. E nello stesso tempo riprodurre quello che c'era scritto nel movimento, quindi poter narrare attraverso la danza quello che era all'interno della favola e quello che era alla base della favola, ossia la pittura di Giovanni. Due attori che si sono dovuti confrontare col mondo della danza. Com'è stato questo scoprire il proprio corpo, il movimento? In fondo sul palcoscenico spesso si fa, però non tutti gli attori sono disposti a mettersi in gioco come avete fatto voi oggi. No, è bellissimo comunque mettersi, no, alla prova anche con altre forme d'arte, perché comunque completano anche il percorso di un artista, e quindi è stato bellissimo. La quotidianità che c'era, no, che emergeva dal dialogo, faceva come capire che Giovanni russa. A questo punto sono io che russo. Ah, tu russi. Quindi hai attribuito a Giovanni una colpa che in realtà non è la sua. Non io è la sua. Sono arrabbiata. E invece tu eri arrabbiata. Pensate di farne un video della performance di oggi? Guarda, non sappiamo. Al momento la performance esiste come elemento di struttura proprio di questo mostrare. La mostra per noi è proprio un insieme di vari elementi, quindi forse un video si potrebbe fare, però è comunque da studiarsi anche in altro modo. La nostra idea, l'idea di questo gruppo che lavora anche, diciamo, con la costumista, con chi cura la parte critica e con tutti, perché devo dire c'è sempre un confronto, è quello di amalgamare anche intorno a un termine, in questo caso la pittura di Giovanni Palmieri, un discorso che possa creare un tutt'uno anche di altre forme d'arte e di pensiero. Devo dire che quando ci sediamo intorno a un tavolo parliamo veramente tutti, da chi si occupa dell'ufficio stampa a chi si occupa della coreografia, a chi è attore e anche a chi semplicemente ha voglia di dare un'idea. Anche una cosa che ci venga a dire è che le prove che facciamo, questo per volere di tutti, anche della coreografa, sono sempre aperte, quindi tutti possono venire a vedere e anche, perché no, dare un'idea e anche prendere un'idea, cioè siamo molto aperti da questo punto di vista. Ecco, infatti una cosa che emerge quando parli, sempre anche quando hai introdotto la mostra di Giovanni, è l'idea di gruppo, no? Sì. In tanti avete collaborato a questo progetto, li vuoi ricordare tutti e soprattutto sì, ricordare il loro contributo, e se avete altri progetti poi da portare avanti insieme anche con le curatrici dell'evento. Sì, allora noi siamo un gruppo, parto quindi da Giovanni Palmieri, che è colui che ha, diciamo, ideato questi quadri. Io sono Andrea Alessio Cavarretta e, diciamo, organizzato in questo caso e ho scritto questo testo. E poi Barbara Autiero è la coreografa. E Federica Flavoni è colei che ha seguito Giovanni dal punto di vista fotografico. C'è stato anche questo discorso, quindi di fotografia. Accanto a me Romina Lanza, l'attrice. Le due curatrici della mostra, che sono Annalisa Laghi e Lucia
Paolo Antonio, l'ufficio stampa da Rossella Maffeo e tutta la parte dei costumi da Francesca Del Zio, e devo dire anche un apporto da Ingrid Corsi, che comunque ci ha aiutato a sviluppare anche molte tessiture per gli incontri e le persone da conoscere, per poter anche lavorare insieme, partecipare. Quella è la nostra più grande critica, perché ci vede dall'esterno ed è molto sincera e ci dà sempre un apporto molto importante nel lavoro. E poi ricordiamo in concorso. E poi anche, diciamo, poi ci tengo a dire che lentamente poi ci si unisce in questo gruppo, anche ecco, un apporto a livello di costruzione c'è anche da parte di Stefano Calabria, che poi si è prestato a volerci comunque immortalare in tutto dal punto di vista delle riprese. Questo è il gruppo. Ti volevo fare un'ultima domanda. Sì. Tu hai anche un'attività di blogger, no? Sì. Hai un blog, vogliamo ricordare come si chiama? Sì. Il blog si chiama Chirolandia, che è poi il marchio del nostro gruppo, www.chirolandia.blogspot.it. E là potete trovare anche, diciamo, l'operazione di comunicazione per quanto riguarda le critiche d'arte, racconti, poesie, critica anche cinematografica, teatrale, insomma, vari contenuti. E quanto l'attività tua e di Giovanni singolarmente poi si sposa nell'attività del blog? E diciamo che è una base da cui partire, sempre per poter abbracciare altre figure e quindi lavorare insieme. L'idea della collaborazione e della cooperazione è alla base di qualsiasi cosa noi facciamo, ed è proprio questa idea che vogliamo dare, un'apertura verso l'esterno e anche una libertà di collaborazione. A Giovanni abbiamo chiesto qual è il prossimo passo dopo la pittura. A te, a voi come gruppo, se avete già in mente un altro progetto da realizzare che unisca appunto danza, letteratura, musica, pittura? L'idea futura è quella di mettere, vedremo, insomma, ne parleremo, ma l'idea che ci è venuta adesso è quella di mettere alla base la recitazione, la scrittura e il resto come elementi di contorno. E quindi però poi si fondono per diventare un tutt'uno. Un elogio dell'imperfezione. Benissimo, perfetto, grazie. We'll be right back.